siamo tutti ragazzi, bentornati nel canale di Giacone X Svabu. Quest'oggi abbiamo un atomizzatore, un RTA Rebirth by L-Vape in collaborazione con My Vape. Eccoci qua con il Rebirth RTA fatto da L-Vape in collaborazione con Mike Vape. Una breve descrizione con il deck postless anido d'ape, vi dà anche l'accessorio per tagliare i cavi. Contenuto della confezione: Rebirth RTA 25 mm di atomizzatore, due post 14 fuori da 1 mm e 2 da 1 mm e mezzo fatti a nido d'ape come presa d'aria, top refill 2 ml di capienza, ma noi abbiamo anche il bubble tank per renderlo 5 ml e un drip tip 810 disegnato in USA ma fabbricato in Cina da L-Vape. Sketch and check per l'originalità. Qui ho già preparato due resistenze che poi monterò. Atomizzatore. Qui abbiamo tutte le spare parts, adesivo Rebirth RTA, manuale utente L-Vape, compreso l'italiano. Come accessori abbiamo classici O-ring, viti del post di ricambio, un drip tip sostitutivo e un riduttore 510, solito cacciavitino, il tool per poter tagliare le gambe delle coil a lunghezza corretta, che ora tirerò fuori per poter appunto tagliare la coil a misura. Allora, atomizzatore da 25 mm con prese d'aria sotto, con lo stop a fine ad apertura e chiusura. Per il refill si svita e si toglie. Abbiamo due belle asole per il refill. Smontiamo, vi faccio vedere la campana. Campana molto stondata, foro molto largo. Qui abbiamo il deck, come avete letto dalle descrizioni, con i fori a nido d'ape. E purtroppo, visto che noi abbiamo già recensito la versione RDA, mi raccomando, andate a vedere il video, l'Airflow così ci fa già capire che questo atomizzatore è stato creato per i fruttati. Comunque andremo poi a vederlo assieme, post più positivo negativo e i fori per il posizionamento del cotone. Io lascerò il tank da 2 ml. Ecco, come vi dicevo, io mi sono già preparato due coil. Questo atomizzatore l'ho provato con coil complesse, ma purtroppo scalda parecchio. Ed essendo un atomizzatore più adatto per i fruttati massimo 50 watt. E quindi è inutile metterci delle coil complesse. Ora ci metterò delle coil semplici in N90, 24 gauge N90, 6 spire sulla punta del 3. Ora vado a tagliare le coil con il tool per avere a misura in questo modo le gambe della coil. Ora andrò a posizionare le nostre coil, inseritele pure tutte e due in questo modo. Ecco, posizionate le coil in questo modo, tenete premuto le due resistenze e andate a fissare in questo modo. Ora prendete il ferretto, raddrizzate le coil e le piegate sulle prese dell'aria. Ecco il risultato che vi deve venire. Resistenza finale 0,26. Andiamo a rodare la resistenza. Avendo fatto cavo semplice, spire separate, basta solo dargli una piccola accensione. Ecco qua, ora che ho cotonato, tagliamo il cotone a filo del deck. Ne taglio un po' di più perché poi io ammorbidisco il cotone. Inseriamo il cotone nelle asole in questo modo. Lasciamo comunque il cotone all'interno dell'asola bello morbido. Perfetto, ora lo bagniamo con un po' di liquido. Utilizzeremo il Ciaone di Vaporart, liquido fatto in collaborazione con Chiaramos. Ora chiudiamo con la campana. Benissimo, ora ci vediamo con la mia testa pelata per la prova di swap. Come avete potuto vedere dalla mia rigenerazione, un atomizzatore
pochino particolare. Bene o male, la fotocopia dell'RDA, mi raccomando, andate a vedere il video. Bastardi. Non è nient'altro che la fotocopia dell'RDA. Purtroppo, avendo le prese d'aria a nido d'ape, favorisce l'aroma sui fruttati. Adesso ci stiamo provando il Ciaone by Vapor Art liquido di Calamos, che è un mix di agrumi dolci e ice. 63 watt con una 0,18 finale. Ricordiamo, come hai detto te, che questo Atom è da fruttati, praticamente. Le creme non provatele neanche. Io ci ho provato cremosi puri, cremosi con la frutta. La parte cremosa viene azzerata totalmente. La parte fruttata viene esaltata in una maniera impressionante. Quindi fruttosi, fruttatevi. Non si sa come mai, forse a questo youtuber Mike Vapes piaceranno solo fruttati, però io ho riscontrato che già il terzo prodotto fatto in collaborazione, uno con Wotofu e due con El Vape, sono tre atomizzatori da fruttati. Allora, il liquido noi l'abbiamo già provato, cioè abbiamo già fatto il video, non so se è già uscito, però andatevelo a vedere, bastardi. Il liquido esce molto bene, è buono, mi piace, io non sono da tank, però il tank è valido, cioè nel senso, il fruttato esce fuori bene. Io lo sto apprezzando ultimamente, ho riniziato a riprezzare i tank perché ero solo da RDA. Anch'io. Perché a noi non piacciono i liquidi con l'ice. E i tank invece, smorzando parecchio l'ice, hanno iniziato a piacermi parecchio. Mi piace. Aria cioè, tutta aperta. A me piace. Adesso proviamo a parzializzarla. Metà. Metà aria. A me piace, il frutto esce fuori bene, cioè il liquido è molto buono qua dentro. Non che negli altri dispositivi fosse cattivo, Andate a vedervi sempre il video se è già uscito, bastardi. A me piace. Fa uscire molto 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 bene le note zuccherine della frutta, e la frutta è eccezionale solo ed esclusivamente per quello. Per il resto, a livello hardware, è un tank bene o male uguale a tutti gli altri tank, come avete dovuto vedere dalla visione dall'alto. Quanto costerà questo aggeggio? $20, $25, non ho idea. Chiudendo l'aria, cambia, risalta un po' di più le note fresche, quindi di ice. Consigliato? Lo consigliamo? Lo consigliamo solo ed esclusivamente per l'utilizzo fruttato. Sì, è comodo. Comodo, 2 ml con questo, ma c'è anche il bubble tank che avete visto nella visione, lo sostituite e avete 5 ml. Bellissimo. Quindi signori, se vi piace il video, piacciate, condividetelo, iscrivetevi, seguiteci su Instagram e recensiteci se volete su flavorito.it, se no siete dei bastardi. E ci vediamo al prossimo video con l'ultima sorpresa di Stefanello. Va bene, ciao. What?